Su questa cosa si è innestata anche una notizia che, data, data la, la, come dire, la geografia di provenienza, parliamo degli Stati Uniti d'America, ha destato scalpore, attenzione e curiosità, che è questa comunicazione che mi è pervenuta via mail. E che ho ricevuto nella serata di ieri, o meglio l'ufficio di segreteria mi ha trasferito nella giornata di ieri, ma mi era stato anticipato che sarebbe avvenuta, che è una nota da parte di, del signor Giancarlo Natale, che dichiara di essere un uomo d'affari italo-americano a Boston, dichiara di essere interessato all'acquisto della nocerina calcio. Eh, indica nella persona di tale signor Nunzio Grasso il suo rappresentante in Italia per le successive comunicazioni e attività eh, societarie però poi eh, riferisce una notizia che eh, non è esatta che evidentemente non gli è stata riferita Influenza. in modo corretto e cioè che il titolo della Nocerina Calcio fosse nelle mani del comune no il comune non ha eh, il titolo della società che è invece nelle mani del presidente della società, dell'attuale società, quindi l'interlocuzione loro debbano averla se sono realmente intenzionati, interessati alle condizioni che ogni imprenditore valuta a rilevare la Nocerina Calcio e se l'attuale gestione societaria è interessata a cederla, a venderla e a quali condizioni non lo sappiamo. Devono ovviamente interloquire tra imprenditori per l'acquisto. Io, ovviamente, sono disponibile a parlare come istituzione, come è corretto che sia con chi voglia presentarsi, quindi non ho alcun problema di questo tipo. Posso fare come dire, un appello alle parti a ragionare tra di loro come è corretto che avvenga in vicende privatistiche e d'impresa. Ho ovviamente un occhio di attenzione, quale amministrazione comunale, alle vicende sportive della città, ma è chiaro che noi non siamo come comune i titolari della squadra, non abbiamo ricevuto il titolo. Eh, e il presidente della società lo detiene attualmente, credo che Ma il esercite. Ha ricevuto questo ha ricevuto... Guardi, no, questa è una mail indirizzata esclusivamente agli indirizzi mail del comune di Nocera. Quindi eh, vedo anche qualche nome, hanno messo in indirizzo un po' datato. C'era cioè un dipendente che è andato in pensione e che quindi non è più parte della mia segreteria che è negli indirizzi mail. <coughs> Evidentemente le, le notizie trasferite sono state un relata refero perché vedo una serie di nomi che sono non come dire il protocollo del comune di Nocera Inferiore. Neanche quello del sindaco, che pure ha tanto di mail pubblicata sul sito ufficiale del comune, quindi basta che uno l'apriva. Hanno messo una serie di indirizzi con nominativi mail di dipendenti della segreteria, non della segreteria del sindaco, né del protocollo del sindaco, né della mail del sindaco, quindi almeno da quello che noi leggiamo. Quindi, io eh, ovviamente posso solo prendere atto, come ho detto, quindi è un invito alle parti ad incontrarsi, a fare le loro reciproche valutazioni, ma ripeto: il comune non ha la titolarità del clip. Le chiedo scusa, ha fatto fare qualche verifica per la veridicità o meno di questo messaggio, di questa mail che le è pervenuta? o pervenuta da uno di questi numeri no ma io non devo fare delle investigazioni né sono in una fase nella quale devo gestire delle, la titolarità certo, certo. di una società per mettermi a fare le verifiche, peraltro non ne avrei ne avuto neanche il tempo non è neanche il caso se si tratta di imprenditori seri realmente interessati all'acquisto potranno chiamare contattare il presidente della società e vedere a quali condizioni loro possono eventualmente chiudere questa partita è il caso di dire eh, diversamente sono scelte che riguardano appunto imprenditori di società sportive o aspiranti imprenditori di società sportive. Ripeto ancora una volta non è un tirarsi fuori, ma è semplicemente un dato oggettivo eh, che noi dobbiamo riferire con correttezza perché a loro era stato evidentemente riferito altro, quindi non era in questi termini non era il comune a essere titolare della squadra e aggiungo anche ehm, che eh, in ogni caso, noi possiamo fare come dire, una, dare, no, no, una disponibilità. In questo caso, non c'è anche a fare da tramite perché non abbiamo nessuna forma giuridica. Ma possiamo fare un appello di valutazioni ponderate, serie, reciprocamente corrette alla gestione futura della società per chi fosse interessato o ad acquisirla o eventualmente a cederla. Perché poi ci deve essere uno che deve dire sì, io non sono più interessato, non la voglio gestire più, oppure la voglio cedere a queste condizioni eh, economiche. Perché è chiaro che parliamo sempre di impresa sportiva quindi non è che stiamo parlando di, 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 della, della mazza e della palla insomma, per strada tanto per capirci